Eccoci amici, siamo pronti. La mia pizza è finita. Come potete vedere, ben idratata, vi garantisco che è di una leggerezza mondiale. Questa leggerezza ve la ritroverete nello stomaco, nel vostro stomaco. Aiuto soltanto lo stomaco a farla digerire prima, no? Vabbè, questa è un altro discorso. Vi ripeto che questa è una dimostrazione, la pizzeria è chiusa, sono da solo, questa pizza la mangerò io personalmente. Impasto, abbiamo detto, aromatizzato al basilico. L'ingrediente principale è l'astice, dove ci ho realizzato un sughetto di pomodorino fresco, per l'appunto al battuto d'astice. Andiamo con ordine e iniziamo dalla mia burrata, questa volta aromatizzata anch'essa, o meglio al profumo di basilico. Le mie creazioni sono tutte legate, ogni ingrediente è al posto giusto. Non c'è assemblamento di alcuna sorta. È tutto studiato. La mia pizza è facilissima oggi, perché il protagonista, come abbiamo detto, è l'astice. Vedete? Guarda che bella ciccetta. Soprattutto fa un profumo che ad Ascoli si dice fa reggerare i treni. Il treno può andare indietro? No? No, ecco, quindi per quanto è buono pure i treni rigirano. Lo dico per chi non è di Ascoli, Ecco qua. Andremo a decorare la pizza con del prezzemolo riccio. Esiste anche il prezzemolo riccio, sì, utilizzato nelle creazioni gourmet proprio per dare volume alla pizza. Il prezzemolo normale, sapete, no? È piatto, no? Questo, vedete come rimane? Rimane bello sulla pizza. Ecco qui, a decoro, come dicevo, mi dimentico sempre qualcosa. Andremo a guarnire con una cialda di basilico. Avete visto il basilico in varie consistenze. E un'altra qua. Per finire, dripping all'erba cipollina. Cipolla, anzi scalogno, usato anche nel soffritto della preparazione. Ecco qui. Che la mia teglia oggi, semplice, è finita. Vi aspetto, come di consueto, al banco, ma soprattutto siamo tornati in zona gialla anche questa volta con il servizio al tavolo, tempo permettendo. Questo è il gourmet come lo intendo io. E buona furia, naturalmente, buona!